Buongiorno, siamo di nuovo in diretta dalla casa editrice e avete, alcuni di voi credo, immagino, ascoltato la conversazione tra Amedeo Feniello e Giovanni Carletti, che si è conclusa da poco, e adesso aspettiamo che si colleghi Walter Ricciardi, con cui parleremo ovviamente di quello che sta succedendo, ma anche in una prospettiva un po' più ampia rispetto a quella della stretta attualità. A partire dal suo libro intitolato La battaglia per la salute, che la casa editrice ha pubblicato esattamente quasi un anno fa. Ricciardi è una delle persone da sempre più impegnate nella salute pubblica, insegna all'Università Cattolica qui a Roma, è membro del board della Sanità, è stato per molti anni direttore del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. E tra l'altro in questa fase è stato chiamato dal ministro Speranza. Ciao Walter, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Stavo dicendo due parole su la tua storia, i tuoi molteplici incarichi, anche se credo ormai i pochi che non lo sapevano in questi giorni l'hanno saputo, perché diciamo la tua presenza anche sui media è stata molto talmente forte che credo che sei ormai un volto noto a tutti. Ma intanto ti volevo chiedere come stai, per prima cosa, eh? Sei a casa? Sono a casa, sì, lavoro molto da casa, sono in contatto ovviamente con il ministro, con altri esponenti del governo e anche ovviamente con i colleghi del Comitato Tecnico-Scientifico della Protezione Civile, però sto cercando di stare a casa, insomma. Infatti ti volevo chiedere, per curiosità che non è personale ma credo pubblica, in questi giorni in cui tu sei impegnato appunto in prima linea come tanti medici, come tutti i medici, ma tu particolarmente anche in carichi di responsabilità nel concordare, nel definire, nell'analizzare quello che succede col ministro, appunto le politiche, come dividi il tuo tempo? Cioè ti sposti, mi dicevi l'altro giorno vai a Bruxelles ogni tanto perché c'è un coordinamento No, europeo, come... no, di fatto ormai tutto avviene per via telematica, anche il lavoro con Bruxelles, oggi appunto alle 3 abbiamo una riunione del board, avviene tutto per via telematica. Anche gli altri paesi, dopo l'Italia, hanno limitato moltissimo gli spostamenti, quindi tutto quello che si può fare a distanza viene fatto a distanza e devo dire che il lavoro va bene, chiaramente è molto diverso, nel senso che non c'è più quel contatto fisico che chiaramente in certi casi è importante, però devo dire che anzi, forse si lavora anche di più perché di fatto non ci sono pause, però insomma tutto prosegue. Certamente il lavoro di Bruxelles è in questo momento è un po' accantonato, diciamo, comunque non al centro dell'attenzione perché questa emergenza è talmente grave che la stragrande maggioranza delle energie sono rivolte a questo. Ecco, arriviamo poi subito anche all'emergenza per poi tornare al tuo libro. Però prima, appunto, a proposito di questa condizione in cui siamo, in cui gran parte degli italiani sono di essere a casa, è abbastanza interessante, forse paradossale, ma significativo, che mai come in questo momento ci rendiamo qui, siamo ognuno a casa sua, rendiamo conto di quanto è globale, il tema della salute. E qualche tempo fa, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, mi ricordo che tu mi proponesti, reduce dal Festival di Economia di Trento con Tito Boeri, dove avevi partecipato, quell'edizione era relativa alla salute, e mi dicesti: ma perché non proviamo a fare una grande occasione pubblica di riflessione sulla salute globale? E coinvolgemmo Stefano Vella e facemmo questa prima edizione, fu l'anno scorso a Padova, molto interessante, ma ancora con qualche fatica a comunicare questa idea, no? Della salute globale. Ecco, è interessante perché oggi credo che, come dire, pochi, insomma, nessuno più può non capire cosa voglia dire la salute globale. Qualcosa che ti costringe, che entra nella tua vita quotidiana in maniera fortissima, cambia la tua vita quotidiana, e che però magari origina in un'altra parte del mondo, appunto, e tutto è connesso, o no? No, mi pare che mai come in questo momento. Purtroppo è una dimostrazione che non avremmo voluto avere, nel senso questa è la salute globale. La salute globale è avere un virus che si sviluppa come sempre succede, perché noi addetti ai lavori lo sapevamo, ogni 10 anni c'è una pandemia dagli animali e passa
all'uomo attraverso dei passaggi che sono legati al comportamento umano, perché la stragrande maggioranza dei virus si determina in Cina o comunque in Oriente, dove la promiscuità nei confronti degli animali è molto forte, sia proprio a livello di convivenza, sia anche di mercati, nel senso che è quel passaggio lì che 500 anni fa ci avrebbe messo probabilmente anni, diciamo, per verificarsi attraverso le carovane, attraverso i passaggi lunghissimi, oggi si concretizza nell'arco di un giorno. Bastano poche ore perché da una parte all'altra del mondo si diffonda un virus che, quando è nuovo, ha praticamente tutti e 7 miliardi di uomini come suscettibili e quindi certo, non ha barriere. E questo noi lo sapevamo, noi no, non sapevamo quando, diciamo, gli scienziati ovviamente queste cose le studiano, io in particolarmente studio proprio questo, per cui quando ti ho proposto il Festival della Salute Globale sapevo che in qualche modo questo prima o poi riguarda le malattie infettive, ma poi riguarda anche le malattie croniche, le malattie della povertà, riguarda tutto. Insomma, oggi la salute è globale oppure non è, diciamo, o c'è una salute globale o non c'è la salute per nessuno. Sì, c'è uno dei nostri interlocutori che cominciano a fare domande, che dicono: quindi, diciamo, la pandemia non è collegata al capitalismo? Beh, in un certo senso è quello che però hai appena detto, cioè allo sviluppo anche delle comunicazioni, la globalizzazione, no? La rende più rapida, diciamo. Sì, ma più che al capitalismo è legata a, diciamo, alla rapidità dei, io lo dico dal punto di vista tecnico, è legato alla rapidità dei trasporti, diciamo, ripeto, quello che un tempo si verificava in anni, oggi si verifica in poche ore. Per cui è chiaro che quello che sarebbe rimasto confinato in un mercato rionale, diciamo, della Cina, e che probabilmente non sarebbe mai arrivata in Occidente, oggi nell'arco di pochissimo tempo arriva in tutto il mondo. Quindi è soprattutto la rapidità dei trasporti che determina, e ovviamente la promiscuità. Ma certo, la promiscuità c'è sempre stata, e la rapidità dei trasporti è quella tipica del mondo contemporaneo. Quando io dicevo che era inutile interrompere i voli diretti dalla Cina, era questo, perché nell'epoca contemporanea non si è mai chiusa o non si è mai annullata un'epidemia attraverso un'interruzione. I confini vanno tenuti aperti, quelli che vanno controllati sono i virus e le persone che portano i virus, non i voli, perché i voli ovviamente le persone continuano a prenderli magari con scalo. Dunque, noi arriveremo anche a questo aspetto, cioè alcuni primi riflessioni su ciò che ci insegna questa pandemia. Devo dire che, appunto, noi abbiamo spostato per ovvi motivi il festival, che si sarebbe dovuto tenere ad aprile a novembre, quindi a metà novembre ci sarà un'occasione a Padova, appunto ragioneremo ovviamente moltissimo su questo, sarà un festival salute globale di particolare significato, perché appunto potremo tirare qualche lezione. Però la domanda che ti volevo fare innanzitutto, perché credo che quello che tutti in questo momento si chiedono, Walter, per quello che tu possa rispondere: oggi a che punto siamo nella nostra battaglia con questo virus, col Covid-19? I numeri di questi ultimissimi giorni, che sembrerebbe incoraggiare un minimo di ottimismo, che come vanno letti, come vanno interpretati? Allora, vanno interpretati sicuramente positivamente, con un principio di ottimismo che però non deve illudere, nel senso, questo ottimismo è legato al comportamento e alle decisioni, non è che è legato a una autoestinzione del virus, è legato al fatto che noi 2 settimane fa abbiamo preso primi in Europa e primi al mondo, oserei dire, dopo la Cina, delle decisioni durissime, che io avrei preso addirittura 10 giorni prima, nel senso, io ho cominciato a collaborare con il governo il 24 febbraio, ma noi a Ginevra abbiamo fatto una riunione il 3 febbraio. Se le decisioni fossero state prese il 4 febbraio, noi probabilmente saremmo in una condizione. È chiaro che è facile adesso dirlo, ma sostanzialmente quello che ha fatto però il governo italiano da un certo momento in poi è ascoltare, e anzi, voglio dire, addirittura anticipare. Devo dire che il ministro Speranza, che io appunto ho conosciuto il 23 febbraio, è una persona straordinaria dal punto di vista dell'impegno, dell'etica, si sta dedicando completamente a questa emergenza, però è chiaro che ci voleva un input dalla scienza, diciamo, ci voleva, non solo da parte mia, ma anche da parte di altri colleghi che dal 24 febbraio sono stati cooptati nel gruppo e che hanno dato l'evidenza scientifica ai politici per decidere. Oggi tutto il mondo ci segue ed era facilissimo prevedere che sarebbe stato così, perché o tu fai determinate cose dettate dall'evidenza scientifica o vai incontro a
a delle infelicità ravvicinate. La cosa più sconvolgente è stato l'atteggiamento del governo americano e del governo inglese, pieno di sottovalutazioni, pieno di assiomi non documentati e alla fine purtroppo perdendo tempo loro, perché avevano il nostro esempio, lo stanno facendo però dopo 2 settimane, addirittura 3 settimane nel caso di alcuni. Quindi questo provocherà malati e morti nei loro paesi. Ecco, era una domanda che ti volevo fare dopo, ma a questo punto te la faccio subito. Questo che tu sottolinei, cioè è una esigenza, credo appunto, se c'è una salute globale bisogna avere un coordinamento globale della battaglia. Questo mi sembra che è un tema molto delicato, difficile, nessuna delle ricette per carità, ma che emerge come una maggiore necessità oggi, a tutti i livelli, internazionale, europeo e anche mi pare italiano, dove poi ci arriveremo, ma come dire, non sempre c'è stato, anzi spesso c'è stato uno scarso e insufficiente coordinamento, mi sembra, tra governo centrale e per esempio regioni. Sì, è così. Noi dal 2001, questo è un argomento che è oggetto, uno degli oggetti principali dei miei studi, perché io nel 2002 ho fondato l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che praticamente da sempre, dal cambiamento della Costituzione, studia gli effetti. E si è verificato questo. È chiaro che la devoluzione, cioè affidare alle regioni praticamente la totalità dell'organizzazione e gestione, ha fatto sì che in alcune regioni le cose sono andate sicuramente meglio, in altre regioni sono state drammaticamente peggiorate, insomma, perché di fatto oggi non c'è paese che ha una simmetria nella gestione della salute più forte dell'Italia, in cui addirittura tu puoi avere persone che nascono in una parte del paese che hanno un'aspettativa di vita, hanno prestazioni, hanno comportamenti, hanno supporti dalle strutture completamente diverse, come vivere in due pianeti differenti. Beh, nel libro tu scrivi una cosa che mi ricordo quando mi mandasti il testo, mi colpì molto perché non lo sapevo, cioè racconti come il libro La battaglia della salute, quando nel 78 viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale, al 2001, quindi nel giro di 22 anni, pochissimo, non solo la speranza di vita italiana diventa la seconda nel mondo dopo il Giappone, la più alta, ma pareggia la speranza di vita del nord col sud, cioè una donna nata in Puglia ha una speranza di vita superiore ad una nata in Lombardia, per la prima volta nella storia, ed è clamoroso. Si fa la riforma, il titolo quinto, appunto la competenza della sanità passa alle regioni, e tu scrivi a un certo punto del libro, oggi un bambino che nasce a Napoli ha mediamente un'aspettativa di vita di 3 anni inferiore a uno che nasce a Trento. E questo, come dire, non credo, tu ed io siamo due meridionali, diciamo, non c'è bisogno di essere meridionale per considerarlo una cosa inaccettabile da tutti i punti di vista, non, no? accettabile, ma soprattutto non è più recuperabile questo gap. Cioè, le regioni meridionali da sole non ce la possono fare. Ma poi quello che stiamo vedendo è che anche le regioni settentrionali, come abbiamo visto in questo caso, non ce la fanno più, perché di fatto le sfide sono talmente importanti e complesse che tu o hai delle dimensioni, come posso dire, solide anche dal punto di vista delle tecnostrutture. Cioè, gli scienziati non è che possono essere scienziati condominiali. Non so se mi spiego. Questo deve essere quando un paese si dota delle migliori energie, le deve mettere al servizio di tutto il paese. Non è che le può mettere a disposizione del proprio condominio o della propria regione, considerando poi il fatto che in Italia tu puoi avere una regione piccola che è più piccola di un quartiere di Roma e una regione grande che è grande come la Svezia, come la Lombardia. Quindi tu devi fare un lavoro sistemico. Questo non significa centralizzare tutto, intendiamo, cioè non è che voglio dire che devi essere fatto tutto, deve essere fatto bene, cioè deve essere fatto a livello periferico quello che può essere fatto bene a livello periferico, regionale, locale, e a livello centrale però ci deve essere la migliore competenza per servire bene i cittadini anche nelle regioni. Questo in parte lo dice stamattina in un'intervista a Repubblica anche Beppe Sala, che fa un'analisi anche abbastanza critica dell'organizzazione sanitaria lombarda. E in parte credo dipende anche dalla condizione in cui sei, perché è ovvio che in una condizione di emergenza la governance, diciamo la catena di comando, non può essere esattamente uguale. Bisogna prevedere, come la nostra Costituzione prevede in generale, anche la possibilità di avere comportamenti e appunto istruzioni che siano governati centralmente, no? Questo credo sia, spero, qualcosa su cui la politica prenderà delle misure nel prossimo periodo per evitare di ritornare in queste condizioni.
Lo spero proprio. Devo dire che il sindaco mi ha chiamato poco fa, perché io ieri, diciamo, non per fare polemiche, ma semplicemente da tecnico per osservare, ho constatato quanto il modello della Regione Lombardia sia un modello fortissimo per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, ma debolissimo per quanto riguarda la sanità pubblica. E questo oggi, in tempi di epidemia, si paga, perché sostanzialmente se tu soccorri soltanto in ospedale, gli ospedali in tempi di epidemia sono dei moltiplicatori di infezioni, anche con tutta la buona volontà del personale, mentre invece spalmando l'assistenza o addirittura prevenendola, diciamo, sul territorio, tu hai una garanzia di quello che ha fatto, per esempio, Taiwan, no? Voglio dire che ha una realtà che stava a pochissima distanza dalla Cina, ha avuto pochissimi casi, perché i casi in ospedale non li ha fatti proprio arrivare, non so se mi spiego. Quindi Certo. ha attivato un meccanismo di identificazione e di controllo tale che alla fine poi in ospedale sono arrivati pochissimi casi e soprattutto non hanno contagiato i medici, che quando poi non sono come in questo caso, perché i dispositivi di protezione non sono presenti in Occidente, cioè voglio dire, la produzione di mascherine, di guanti era stata completamente delegata dall'Occidente all'Oriente, cioè alla Cina, all'India, quindi noi proprio non li producevamo più questi beni. E quindi è chiaro che quando tu ne hai bisogno non ce li hai, perché te li deve distribuire un altro paese che in quel momento ne aveva bisogno per sé. E quindi Beh, questo. questi sono i limiti della globalizzazione del mercato, no? Che non può essere, come dire, c'è un bel saggio pubblicato da Feltrinelli, di un filosofo di Harvard, che si chiama Michael Sandel, che si chiama What Money Can't Buy, ciò che i soldi non possono comprare. Ecco, le mascherine sono una cosa che deve uscire da una logica, no? Ci sono determinati beni o servizi che devono uscire da una logica di puro mercato. Esattamente, cioè in sanità il puro mercato non funziona, cioè è bene che in qualche modo ce lo mettiamo in testa. Ci vuole naturalmente, questo non significa demonizzare il privato, intendiamoci, perché il Certo, privato, certo. soprattutto quello non profit, diciamo, è sacrosanto. Io poi lavoro in una struttura come il Gemelli, che è un tipico privato no profit, per cui noi facciamo sostanzialmente servizio pubblico pur essendo di proprietà privata. Ma quindi il privato è importantissimo, però è il pubblico che deve essere il centro della struttura. Ecco, io ho delle domande, ma darei la precedenza a quelle che ci stanno facendo molte delle persone che sono messe in contatto. Per esempio, Carla 265, poi sono dei nickname, ci chiede: questa pandemia, appunto, ci aiuterà ad avere più strumenti in futuro? A proposito di quello che tu dicevi, stamattina, sempre su Repubblica, c'è un articolo molto interessante di Tito Boeri, che abbiamo prima evocato per il Festa Economia, che si pone il problema delle badanti e di un'assistenza domiciliare. In parte forse è quello che tu intendevi, cioè il rafforzamento dell'assistenza anche a casa. Sì, il servizio pubblico territoriale, medicina generale, medicina ambulatoriale, assistenza domiciliare, servizi a casa, cioè l'ospedale senza nessun indirizzo, quindi ogni luogo può essere un luogo ideale per la cura. Tutta questa cosa qui è il futuro, nel senso che bisogna cercare di organizzarla con scientificità, però non affidarla all'improvvisazione o all'emergenza. Ecco, questo Certo. è quello che dobbiamo imparare per il futuro. Daniele Cicuzza dice: in questo contesto, cosa deve fare l'Europa? C'è bisogno di un'unica istituzione, un governo della sanità, un protocollo comune? Cioè, quale può essere un ruolo, secondo te, maggiore e positivo dell'Europa? Ma allora, in Europa si ripropone esattamente la stessa questione che abbiamo noi a livello nazionale. Cioè, in Europa ovviamente c'è la Commissione europea, che è lo Stato centrale, e i Paesi membri, che sono le regioni, come in Italia. Quindi, voglio dire, lo Stato centrale, la Commissione europea, non ha poteri di intervento nella gestione della sanità che degli Stati membri, tranne per alcune importanti, ma voglio dire in questo momento marginali attività. Quello che succede è appunto la salute globale, cioè non ne può uscire soltanto un paese membro, ma ci deve essere un maggior coordinamento scientifico, e quindi quello che diciamo a livello dell'Italia vale né più né meno che a livello dell'Europa. Però per fare questo deve cambiare i trattati, cioè sostanzialmente deve dare esplicitamente alla Commissione europea dei poteri in più, perché in questo momento l'Europa non può intervenire come l'Italia, il governo centrale non può intervenire nelle regioni, l'Europa non può intervenire negli Stati membri. Bisogna anche affidarsi reciprocamente, no? Bisogna fidarsi sul fatto che magari le decisioni qualche volta saranno prese da qualcuno che non parla la nostra lingua, ma non per questo non riguarderà anche noi, non curerà anche noi.
Guarda, Giuseppe, la collaborazione tra noi scienziati e tecnici è totale, non ci sono confini. Cioè io parlo continuamente con i colleghi e peraltro anche con colleghi magari di governi non esattamente proprio simpatici dal punto di vista. Per cui noi siamo veramente un'unica grande famiglia, quella degli scienziati, dei tecnici che si scambia idee. Il problema è poi far decidere i politici, non so se mi spiego. Allora è chiaro che se tu hai determinate funzioni, quelle del bene pubblico, della salute, che sono centralizzate, ne devi convincere uno, non ne devi convincere 21 in Italia o 27 in Europa. Per cui, soprattutto in tempo di epidemia, hai delle decisioni rapide, altrimenti tu hai Certo. un caleidoscopio di decisioni perché quello vuole fare così, quell'altro è sensibile a quella cosa, quello a quella. Questo che tu dici è molto interessante, Walter, perché tu dici tra scienziati ci si parla molto facilmente, ci si capisce, il che non vuol dire, mi sembra, come si è visto, che non si possono avere anche idee diverse, no? Cioè, oggi, in queste settimane, abbiamo visto in televisione anche scienziati, medici seri che esponevano punti di vista nell'incertezza su un virus nuovo, no? Però c'è una cosa che mi ha colpito sempre, che dice Giulio Giorello, che è un filosofo della scienza. Per uno scienziato, essere messo in difetto da un altro scienziato, cioè ammettere di aver sbagliato, non è un problema, non è un problema. Cioè, per uno scienziato serio, dire sì, mi hai convinto, hai ragione, ho sbagliato, è anzi la migliore dimostrazione della qualità. Ecco, questo mi sembra un messaggio molto importante, no? Oggi in una situazione del genere. Assolutamente, ma anche il meccanismo con cui avanza la scienza, che è quello delle pubblicazioni scientifiche, è esattamente così. Cioè noi inviamo un lavoro e ci sono dei colleghi, si chiamano peer review, che ce lo criticano, cioè ce lo smontano, cercano di distruggere la nostra tesi, ma non per farci, come posso dire, del male, per aiutarci a capire se ci sono degli errori. Questo è il modo con cui avanza la scienza, attraverso queste critiche costruttive, e così deve essere. Certo, ma questo appunto mi sembra anche, diciamo, un buon metodo da suggerire alla politica, no? Cioè il giorno in cui in televisione ci sarà un politico che dice sì, effettivamente mi sono sbagliato, sarà un grande giorno per la democrazia, perché intanto vuol dire che quel politico ha abbastanza fiducia in se stesso, no? Da poter dire una cosa del genere. E poi che confida nei cittadini e nel fatto che i cittadini privilegiano l'onestà intellettuale del politico sulla retorica. A proposito di retorica, diciamo, tornando anche al libro, in questi giorni si è sentita anche un po' di retorica, almeno secondo me, sull'eroismo dei medici. Peraltro, i medici interrogati, quelli seri, hanno detto: non siamo eroi, facciamo il nostro dovere. Questa retorica servirà almeno al fatto che ci sia una riconsiderazione, come nel libro tu chiedi molto fortemente, già un anno fa, delle politiche di investimento nella spesa pubblica, cioè. Tu nel libro racconti o dici che non solo in Italia, in molti dei paesi dell'Ocse, nel corso della grande crisi economica 2007-2008, sono stati tagli rilevanti alla spesa pubblica, fatti anche in parte in nome dell'efficienza, il fatto che c'erano degli sprechi, clientelismo, ospedali magari in piccoli centri dove non erano utilizzati, eccetera, che però poi ha comportato una serie di conseguenze negative già prima che arrivasse il virus. Ecco, tu credi che ci siano le condizioni oggi, anche positivo per fare un grande progetto di rilancio della spesa sanitaria. Pensi che questo si possa fare in Italia, fuori dall'Italia? Come dire, da questo punto di vista, il virus può essere anche un momento in cui, diciamo, ci siamo tutti, ci rendiamo tutti conto. Ti cito, poi ti do la parola, ti cito un risultato abbastanza impressionante. Noi facciamo un sondaggio per ciascuno dei nostri. Delle nostre conversazioni. E quello di oggi l'abbiamo voluto fare molto hard. Molto diretto, abbiamo chiesto, al di là delle responsabilità dei politici, l'evasione fiscale, ma tu, ciascuno di noi, saresti disposto a pagare più tasse per avere un miglior servizio sanitario? E la risposta sì, al momento è prevalente, più del 60% risponde sì, che non è banale, perché vuol dire che il cittadino capisce che è anche una questione di sua scelta. Ecco, tu percepisci e credi, nel tuo punto di vista, che può essere anche un'occasione in positivo questa nei prossimi mesi? No, lo è già stata perché di fatto uno degli interventi importanti è fare uno stanziamento eccezionale, diciamo, per il servizio sanitario. Quello che noi chiedevamo da 20 anni è stato fatto in pochissimi giorni perché sono state trovate risorse aggiuntive per assumere migliaia di medici, migliaia di infermieri, per
per comprare attrezzature. Per cui, voglio dire, se si vuole, si può. Il problema è farlo quando in qualche modo non piove, perché se tu costruisci, come si dice la metafora, il tetto quando c'è il sole, hai tutta la possibilità di farlo con calma, con tranquillità, e poi ti trovi bello caldo e all'asciutto quando piove. Se tu lo fai mentre piove, è chiaro che ti bagni e magari corri pure il rischio di ammalarti. E questa è la differenza. Cioè, l'intelligenza della politica dovrebbe essere quella di ascoltare, naturalmente poi di interpretare. Però se noi diciamo, e tu lo sai che io lo sto dicendo da 20 anni, il taglio della sanità, del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, oppure il mancato finanziamento, il mancato incremento, poi alla fine si traduce sostanzialmente in meno medici, meno attrezzature, meno possibilità di assistere i pazienti, è un taglio sbagliato. E quindi quello poi lo stiamo vedendo adesso. Il Sud ha solo 1.300 posti di terapia intensiva. Vuol dire, ne serviranno probabilmente il doppio. Allora è chiaro che verranno intensificati, ma come fai a costruire, a raddoppiare una potenzialità di questo tipo in emergenza quando non hai respiratori, non hai dispositivi? È chiaro che alla fine poi non ci riuscirai Certo. pienamente. Farai qualcosa di più, ma non ci riuscirai. Se noi l'avessimo fatto in epoca tranquilla, a questo punto non avremmo questo problema. Ci sono due commenti che dicono sì, però le tasse dobbiamo pagarle tutti. Su questo non credo che siamo tutti d'accordo. La nostra domanda però voleva essere un po' un antidoto a un alibi, perché se diciamo sempre basterebbe ridurre l'evasione fiscale, va bene, allora noi ci mettiamo tranquilli. Il tema, credo, Walter, dimmi tu cosa, quando noi abbiamo operato i tagli alla sanità in tutti i paesi, appunto, non solo in Italia, ma in molti paesi, per carità, poi non c'è stato mai un dibattito pubblico su questo, però in qualche modo era anche l'epoca in cui qualcuno diceva non dobbiamo mettere le mani in tasca, lo Stato non deve mettere le mani in tasca ai cittadini. C'era un'idea che il privato fosse sempre comunque meglio del pubblico, no? Allora, come appunto tu hai detto, in questa circostanza si vede che il privato svolge un ruolo fondamentale, ma che non può coprire tutto lo spettro delle prestazioni, no? Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Devi avere un giusto mix tra pubblico e privato, con un pubblico che fa la regia, insomma, che garantisce il servizio a tutti i cittadini. Perché è chiaro che un privato for profit, determinate prestazioni in cui perde, tende a non farle. Il pronto soccorso non è qualcosa di attraente, no, per un privato, perché chiaramente deve curare tutti, mentre invece cercando di selezionare la casistica può avere quei casi che, tra virgolette, sono più interessanti anche dal punto di vista remunerativo. Questo è legittimo, però se quel privato è inserito in un contesto in cui questo lavoro poi serve a tutti, allora questo va bene. Se Certo, invece poi naturalmente il pubblico deve dimostrare di avere una buona qualità, una buona efficienza. Credo che il servizio sanitario italiano, al netto di tutti i suoi limiti, che poi nel libro tu dici, che sono anche degli stessi medici, il libro è anche molto critico con alcuni difetti della corporazione, però il servizio sanitario, quel dato che ho dato prima, il fatto che in 20 anni l'Italia, grazie al servizio sanitario, perché prima non era così, diventa il paese al mondo col più alta aspettativa di vita, beh, credo che sia un dato eclatante. Quando funziona, funziona al sud come al nord, ma non no? c'è dubbio. Ma basti pensare a quella cosa che è comune a tutti: se uno sta male, chiama un'ambulanza. Ok? Vuol dire, questa è la cosa che noi diamo per scontato. Anzi, ci arrabbiamo se l'ambulanza non arriva entro i 20 minuti che sono stati stabiliti come il tempo massimo. Ma non ci rendiamo conto che se ci trovassimo in America, il meccanismo sarebbe questo: tu chiami un'ambulanza, quello ti risponde e ti dice, lei mi dà la carta di credito, perché io da questa carta di credito, a prescindere da quello che faccio, prendo, indovinate quanto, 2.500 dollari. Cioè un'ambulanza per venirti a soccorrere ti prende dalla carta di credito 2.500 dollari. È chiaro che la gente rimane in mezzo alla strada, quelli che non se la possono Eh pagare e certo. muore per strada. Ma questa roba qui che noi diamo per scontato, da chi è finanziata? Appunto dalle tasse che consentono a qualsiasi cittadino, ma ne potrei citare tanti di esempi di questo tipo. Mi spiego. Allora, noi dobbiamo capire che la più grande opera pubblica italiana è il Servizio Sanitario Nazionale, quello che consente a tutti di accedere quanto più rapidamente alla migliore tecnologia disponibile, se però la finanziamo, perché se invece la tagliamo è chiaro che non ce l'abbiamo. Una domanda che ti volevo fare, che credo in questo periodo si sono fatti tanti, tutti. Potevamo prevedere quello che è successo? Tutti noi abbiamo visto, credo moltissimi, la impressionante conferenza di TED Talk di Bill Gates, che nel marzo del 2015 dice che il vero grande problema del futuro non saranno le guerre, non è il nucleare, ma è il virus.
ed è abbastanza impressionante per modo in cui descrive questo e quello che dice sul fatto che bisogna attrezzarsi a livello globale per poter capire rapidissimamente che sta succedendo, eccetera. Questo è Bill Gates, ma è un personaggio pubblico. Era anche una previsione fatta dalla comunità scientifica, da una parte la comunità scientifica, cioè era una qualcosa che era stato in qualche modo appunto previsto, quanto, come, con che forza, con che... Sì, dal punto di vista epidemiologico era stata ampiamente prevista, però io devo dire che io ho conosciuto personalmente Bill Gates quando ero poi presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, l'ho anche invitato, è venuto, abbiamo parlato. Quello che mi ha impressionato nel lavoro di Bill Gates è la lucidità con cui lui l'ha affrontata dal punto di vista organizzativo-gestionale. Cioè noi l'avevamo prevista perché nella storia dell'uomo che si sarebbe verificata, ma quello che è la sua analisi è un'analisi, come posso dire, imprenditoriale a 360 gradi. Dice quello che si doveva fare che non è stato fatto. Cioè, d'altra parte, io vi consiglio di andare a vedere su Netflix un documentario su Bill Gates, sulla sua capacità di studiare, di leggere, e lui, voglio dire, che in questo momento si dedica soprattutto alla filantropia proprio in campo sanitario, è stato in grado di mettere, di codificare delle cose che noi scienziati sapevamo, però lui le ha messe in fila in una maniera così perfetta che io proprio 2 anni fa, quando ero all'OMS a Ginevra, ho visto questo suo scritto che poi è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine e sono rimasto colpito, perché è riuscito a trasferire in pratica delle cose che noi scienziati sapevamo, però nessuno non hanno ascoltato neanche Bill Gates, non voglio dire, noi possiamo in qualche modo essere non ascoltati, ma anche una persona come Bill Gates proprio se ne sono sbattuti tutti, insomma, ecco. questo Beh, perché c'è un meccanismo, io penso da editore pubblicando libri che c'è anche un senso comune che va corretto, va modificato, pensando al mio lavoro di editore. Penso sempre che il lavoro dell'editore è trasformare buone idee in senso comune. Io spero che, per esempio, le buone idee del tuo libro diventino senso comune. Sì, sì, no, possibile. Anche perché no? Sono cose che poi servono a tutti, insomma. Ecco, non è certo. Che servono soltanto a noi, servono a tutti. Cioè ci occupiamo di un campo in cui il beneficio è comune. Quindi, sì, certo, ma voglio buone... dire, la retorica dell'eroismo dei medici deve diventare fiducia nella sanità pubblica. E la fiducia della sanità pubblica deve essere anche, io cittadino, naturalmente a nessuno fa piacere pagare le tasse, ma preferisco pagare tasse ed avere un buon servizio pubblico, piuttosto che dire, vabbè, il servizio pubblico tanto non funziona, non voglio pagare le tasse, ne pago il meno possibile. Comunque no? devo dire che non è retorica, nel senso che i nostri medici, i nostri infermieri, la stragrande maggioranza, perché poi c'è anche qualche vigliacchetto, diciamo, ma fortunatamente è una sparuta minoranza, la stragrande maggioranza sono degli eroi. Perché, guardate, non è facile sapere che tu, molto spesso senza mezzi di protezione, perché non hai le mascherine filtranti, hai pochi guanti, vai in un reparto dove stai per ore e ore e ore a contatto con pazienti infetti, sapendo che ti puoi infettare. Quindi non è una retorica, è un eroismo. Purtroppo quello che succede, e l'abbiamo visto anche in tante guerre proprio vere, è che gli eroi molto spesso vengono lasciati da soli. E quindi sì. No, sai perché io sono preoccupato? Perché, come tu sai benissimo, noi siamo un paese di eroi, dopodiché nella normale manutenzione siamo molto meno capaci. Allora io preferirei francamente avere per il futuro meno eroi. Ma persone, professionisti, appunto, come tu hai detto, di grande qualità e grande valore, che svolgono una funzione, come dire, magari meno incensata, ma che più... E che ma anche io e anche loro, credo, vorrebbero questa situazione. Soltanto che ha rimarcato che in questo momento la stragrande maggioranza di loro si sta comportando in maniera eroica. E di tutte le età, perché ci sono pensionati anche che sono morti, cioè persone che erano in pensione, che sono tornate, e ci sono dei giovanissimi colleghi che si stanno veramente cimentando, a volte addirittura... neolaureati, come in questo caso, che si stanno, ecco, però vanno protetti, non possono essere mandati allo sbaraglio, vanno protetti. Certo. Dunque, arrivano altre domande. Io non ti faccio domande perché penso che francamente siano domande un po' curiose su previsioni. Credo che siamo in mezzo a una situazione che cerchiamo di governare, però c'è una domanda che mi pare che non è una previsione, ma mi pare una domanda interessante, ce la fa Patrizia Pesci e dice: se una volta che questo contagio, che questa scia di contagi finirà, lei parla di contagio zero, non so, e dice cosa possiamo ipotizzare per ritorno alla normalità?
quanto rischieremo ancora coi contatti, per esempio, tra le persone? Cioè, qual è lo scenario tra qualche tempo, qualche settimana, speriamo, qualche mese, quando, come dire, avremo una, speriamo, una mortalità che si approssima allo zero per il virus? Ma io, diciamo, insieme ad altri colleghi abbiamo maturato una convinzione. Allora, lo scenario è questo. Noi dobbiamo continuare per un certo periodo di tempo, che io credo sarà settimane, a tenere questo lockdown, cioè questa chiusura che in qualche modo tiene la stragrande maggioranza delle persone a casa e consente l'uscita esclusivamente alle persone che si occupano proprio di cose indispensabili, senza le quali saremmo al buio, al freddo e senza cibo. Chiaramente questo, voglio dire, deve essere evitato, per cui noi dobbiamo fare questo tipo di chiusura, che è quella che ci servirà per invertire la curva epidemica. Poi, per ritornare alla normalità, ci vorrà tempo. Allora noi dobbiamo incamminarci verso una nuova anormalità, perché la normalità tornerà soltanto quando avremo una terapia specifica e un vaccino, e non sappiamo esattamente quando questo succederà. Succederà sicuramente, perché l'uomo ha sempre vinto queste battaglie, però non sappiamo quando, è una questione probabilmente di mesi. Allora, nel frattempo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo affinare la nostra strategia di tracciamento, diciamo, di tamponamento, di tracciamento e di contenimento, cioè trasformarla da una strategia di contenimento a tutti, cioè tutti a casa, nessuno si muova, a una strategia di contenimento a casa ci stanno soltanto gli infetti e naturalmente quelli che possono essere pericolosi per se stessi, perché se la malattia va avanti possono ritrovarsi in terapia intensiva, e per coloro che sono stati in contatto con loro. Quindi quello che dobbiamo fare è utilizzare le nostre conoscenze, le nostre tecnologie per passare da questa fase 1 alla fase 2. Ed è un modello misto, cioè un modello cinese per il contenimento e coreano per quanto riguarda la tecnologia. Questo naturalmente significherà che dobbiamo in qualche modo elaborare una strategia che, pur nel rispetto della privacy, ma con i telefonini, con le app, con il GPS, consenta di mirare le misure di contenimento ad personam. Cioè, se tu sei sano, non hai problemi, vivi in un contesto che non ha, allora tu puoi muoverti e andare a lavorare, andare a fare le cose. Se tu sei infetto, devi stare a casa nella prima fase, e se hai contattato delle persone, io me ne accorgo con il telefonino, andandole a prendere una per una e cercando in qualche modo di limitarle. Questo è possibile oggi tecnologicamente, però è un passaggio culturale epocale, diciamo, perché di fatto ci sono quelli che hanno paura della violazione della privacy, però in questo momento l'emergenza è talmente forte, cioè noi ci possiamo trovare per inerzia ad avere milioni di casi e migliaia di morti. Lo vogliamo evitare, evidentemente, vogliamo che siano migliaia di casi, perché questa sarà, e centinaia di morti come sta succedendo, li vogliamo fermare, ma per fermarli effettivamente dobbiamo fare le due cose, contenimento e ipertecnologia tracciante. Sì, d'altra parte il tema della privacy, che è un tema fondamentale che tu hai evocato, è anche un tema che si gioca sulle capacità di una società, come dire, di tenere sotto controllo la democrazia, no? Di usare tutti gli strumenti possibili senza che questo diventi la possibilità per qualcuno di manipolare, oltre, diciamo, di manipolare i nostri comportamenti, le nostre. Quindi è un tema enorme. D'altra parte, una crisi come questo tipo, che cambia le abitudini, inevitabilmente cambierà anche le nostre propensioni pubbliche, per non dire politiche. Starà a noi capire se troviamo una strada per capire che è importante la comunità e non cedere alla tentazione di dire allora ci vuole il singolo uomo che decide per noi, no? Ma questo è un tema ovviamente che avremo tempo di affrontare. Qui arrivano dei commenti, te li dico solo perché non è detto che tu debba intervenire, ma alcuni per esempio hanno molte perplessità sul fatto che si tengono ancora aperte aziende non essenziali. Iuri Romagnoli, stamattina vedevo alla 7 un intervento di Landini che appunto diceva che il sindacato su questo sta facendo pressione sul governo. C'era anche una questione, aspetta, che mi aveva passato. Sì, qualcuno si dice, ma cosa devono fare oggi gli asintomatici? Non, per il momento credo che appunto si sta a casa fino a quando, come dicevi tu, ci sarà uno screening più ampio. Ma adesso tutti dobbiamo stare a casa, cioè tutti dobbiamo stare a casa e cercare di non muoverci. È chiaro che quello che è fattibile fare
e fare degli screening e fare dei tamponi ai sintomatici. Il modello coreano dice anche ai sintomatici lievi. Certo. Cioè la cosa importante è anche se c'è un colpo di tosse, un mal di gola, allora tu intervieni precocemente, cosa che invece fino a questo momento non era stata certo. fatta. E naturalmente poi nel momento in cui trovi una positività rintracci anche i contatti e rintracci tutti coloro. Va fatto poi i tamponi anche a coloro che sono guariti clinicamente, quindi coloro che sono rimasti a casa, che hanno avuto la sintomatologia, prima di andare in giro devono essere tamponati per accertarsi della loro negatività, perché potrebbero essere persone che sono guarite clinicamente ma ancora infette. Quindi questa è la seconda grande categoria da tamponare, e vanno tamponati tutti coloro che fanno dei lavori essenziali, in primis ovviamente il personale sanitario, quindi coloro a cui non possiamo rinunciare. Quelli sono gli unici, tra virgolette, asintomatici a cui noi è opportuno, fattibile, necessario fare i tamponi. Ma gli altri no, gli altri, altrimenti noi non abbiamo la possibilità di fare 60 milioni di tamponi al giorno. Voglio dire, il modello che ogni tanto si spaccia per tamponi di massa, cioè quello della Corea, non è tamponi di massa, è 300.000 tamponi mirati ai sintomatici su una popolazione di 50 milioni di abitanti, che è anche una nazione ipertecnologica certo. come la Corea. Noi lo possiamo fare questo, diciamo, questo è lo possiamo fare con le nostre tecnologie e con la nostra capacità, se naturalmente la rafforziamo, soprattutto al sud, perché come dicevamo prima, il sud non c'è dubbio che è quella parte più debole e più in ritardo. Lodovico Staidel, che tu ben conosci, è un mio collega, collabora per l'organizzazione anche del Festival Salute Globale, chiede: c'è correlazione tra inquinamento e virus? Allora, è un'ipotesi. Allora, che l'inquinamento atmosferico faccia male alla salute, questo è un dato non certo. provato, provatissimo, soprattutto alle vie respiratorie, nel senso che l'inquinamento atmosferico provoca danni soprattutto alle vie respiratorie. Che sicuramente ci siano delle analogie dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico tra la zona di Wuhan, la pianura padana e anche per esempio Teheran, che è stata un'altra zona molto colpita, anche questo è vero. Che poi l'inquinamento atmosferico abbia avuto un ruolo specifico nel facilitare o nel peggiorare l'infezione virale è tutto da dimostrare, cioè va in qualche modo dimostrato scientificamente. È un'ipotesi di lavoro, ma ricordiamoci che la correlazione non è causalità. Nel senso, io vi posso dire con certezza che io vi posso dimostrare che c'è correlazione tra il volo delle cicogne migratorie in Europa e la nascita dei bambini. C'è una correlazione strettissima, però vi posso assicurare che non sono le cicogne che portano i bambini. Ecco, questa è la correlazione. Un grande linguista, Tullio De Mauro, che tu conoscevi e che era un uomo molto spiritoso, raccontava sempre questa storiella di uno scienziato, un grande scienziato, che diceva ai suoi allievi: vedete questo ragno? Vedete, toglietene uno zampetto, dico salta, e lui ancora riesce un po' a saltare. Toglietene due, dico salta, e salta, alla fine le toglie tutte e non salta più, che vuol dire che quando si tolgono tutte le zampette diventa sordo. Quindi c'è perfetta correlazione. Cioè era un grande, devo dire, era un grande. Io ricordo è stato veramente un ricordo indelebile, perché io ero un giovane ricercatore e lui era un professore, sì. Eravamo insieme in una commissione alla Sapienza. E un giorno lui mi dice, sa, io sapeva che io mi occupavo di sanità pubblica, e lui mi dice, sa che la maggioranza degli italiani è analfabeta funzionale? E io dico, professore, che significa analfabeta funzionale? E lui dice, significa che, lui era un linguista, leggono e scrivono, però non capiscono quello che leggono, cioè sostanzialmente dal punto di vista della lettura del testo. E io dico, ah, ho capito, non sapevo, non conoscevo questa termine. Dice, ma lei sa quanti sono gli analfabeti funzionali in Italia? E se no, l'80%, io dico, professore, non è possibile, è impensabile che l'80% della popolazione italiana sia analfabeta sì. funzionale. In realtà poi, quando sono stati fatti i primi studi sull'analfabetismo funzionale, che poi è stato scorporato in analfabetismo scientifico, analfabetismo letterario, analfabetismo numerico, le percentuali italiane erano, non voglio dire 80%, ma altissime. Per cui ti fa capire come per determinati fenomeni il nostro paese è più vulnerabile. Assolutamente. Beh, visto che parliamo di libri, Tullio, che ha fatto tanti libri con noi, La storia linguistica dell'Italia unita, che è stato il suo long seller, che veniva da una serie di trasmissioni che faceva da giovanissimo, negli anni 60. Poi ha fatto un'intervista nella stessa collana, Sagittas Capite, abbiamo pubblicato il tuo libro Battaglia per la salute, con Francesca Erbani, un'intervista sulla cultura degli italiani,
in cui diceva questo, appunto, quello che tu dici, e diceva questo è un problema gigantesco, è un problema per la democrazia, perché se mediamente un cittadino italiano non sa restituire il senso di un articolo della Costituzione, no? Cioè se diciamo, due italiani su tre non sono in grado di restituire, leggere e spiegare, restituire il senso della Costituzione, abbiamo un problema. No, abbiamo un problema, e questo credo che per la sanità è una dimostrazione evidente, cioè l'analfabetismo ha a che fare con tutti i nostri comportamenti, compresi, credo, quelli che hanno a che fare con la cura del nostro corpo, no? Senti Giuseppe, volevo rispondere perché vedo che stanno arrivando alcune note sui tamponi, no? Sì, anch'io te l'ho chiesto. Sì. A questo bisogna chiarire molto bene, questo si continua sostanzialmente, dice c'è stato riferito che quando si hanno problemi respiratori è già troppo tardi, non si può giocare così sulla vita delle persone. Allora, è ancora una volta molto chiaro, la responsabilità di fare i tamponi precocemente, adeguatamente, tempestivamente, è delle regioni e delle loro strutture assistenziali. Cioè, quello che può fare in questo momento lo Stato centrale, a Costituzione vigente, è dire guardate che voi dovete fare i tamponi molto precocemente, cioè dovete evitare che i sintomi delle persone si aggravino e dovete farlo precocemente per studiare bene i contatti. Questa è la vostra linea guida. In qualche modo vi possiamo anche aiutare a realizzare, ma poi la realizzazione sul campo è da parte delle regioni. Quindi non è che si può biasimare il governo centrale, nel senso, mi sembra un po' che succeda questo. Quando le cose vanno bene è merito delle regioni, quando le cose vanno male è colpa del governo centrale. Non funziona così. Cioè la Costituzione affida alle regioni quello che magari poteva essere fatto prima e meglio dal governo, in qualche modo è vero, nel senso che io ho cominciato a collaborare dal 24 febbraio, se le cose fossero state fatte 10-15 giorni prima avremmo avuto probabilmente una situazione un po' migliore. Però dal 24 febbraio le decisioni centrali vengono prese in maniera molto, molto rapida e molto efficace. Poi sono le regioni, quindi quando i cittadini, come giustamente ne fanno alcuni, si lamentano, è bene che indirizzino bene la loro critica verso chi è responsabile o del fatto che non fanno i tamponi o del fatto che non assistono bene le persone a casa. Cioè quello è il target giusto. E quindi nell'ambito della propria provincia, della propria ASL, il riferimento che deve essere migliorato è quello, ma l'interlocutore istituzionale è la regione in cui si vive. Spero di essere stato chiaro, perché vedo molte domande che chiaramente fanno un po' riferimento come se ci fosse una responsabilità nazionale, no, delle inadempienze. No, è quello che in qualche modo lo Stato oggi può fare, può indirizzare, può dare, come posso dire, le indicazioni, può dare i protocolli che molto spesso giustamente a livello locale no, ma poi alla fine la realizzazione delle regioni. Ma questo mi sembra un chiarimento fondamentale, ma mi sembra che tutta questa drammatica vicenda, che chiaramente, come dire, nessuno avrebbe voluto, però forse può essere un'occasione anche per le responsabilità che tu dici, per chiarire le responsabilità. Innanzitutto il fatto che in questa vicenda è venuto fuori che la responsabilità della salute pubblica dipende da tutti noi, prima di tutto, prima ancora che le regioni, lo Stato, dipende dai comportamenti collettivi. Lo Stato non è una mamma che nei confronti del bambino piccolo garantisce che qualunque cosa faccia quel bambino gli andrà bene. Non è così, non è così. E lo Stato siamo noi, è la nostra proiezione, e quindi, come dire, i nostri comportamenti sono primo punto, e questa vicenda lo fa vedere in maniera eclatante, no? E tutta la comunicazione è questa. E poi c'è il tema che tu dicevi delle responsabilità specifiche e anche, credo, di un coordinamento fondamentale, no? Cioè esiste, credo, una cosa che si chiama conferenza Stato-Regioni, esistono gli organismi. Ecco, spero che per il futuro, come dire, questo coordinamento sia, se in circostanze del genere, speriamo non risuccedano, ma in circostanze critiche si è attivato immediatamente, no? Ma è chiaro, la sanità è una cosa complessa, adesso ne stiamo capendo alcune articolazioni, sicuramente non tutte. L'altra cosa che dobbiamo capire è che la sanità moderna necessita dei medici, del personale in prima fila, ma necessita anche di un'adeguata gestione, nel senso, oggi è talmente complessa, talmente articolazioni, non è soltanto l'atto medico, ma è la tecnologia, e appunto stiamo vedendo il laboratorio, è la finanza, è l'organizzazione, è la logistica. Per cui tu devi avere, per avere successo, medici bravi e manager bravi e auspicabilmente politici che li mettono in condizione di lavorare. Certo. Questa è l'unica cosa che oggi è necessaria e non è naturalmente facile,
perché diciamo, leggevo, o anzi sentivo una giornalista famosa su un, che biasimava i manager, no? Diceva fate lavorare i medici, ma servono anche manager bravi, non so se mi spiego, perché altrimenti tu il medico da solo non lo riesci a rifornire di attrezzature, non lo riesci a supportare. Chiaramente anche il medico poi deve capire che determinati aspetti gestionali sono importanti. È un lavoro di squadra in cui ognuno deve rispettare il proprio ruolo e deve lavorare insieme. Ma infatti credo che quando si dice, l'ho sentito dire in questo periodo da molti, questa vicenda ha rimesso al centro la competenza. Meno male naturalmente, ma la competenza tecnica di per sé non può fare le scelte politiche. Cioè c'è un momento di mediazione, credo che, e da questo punto di vista molti ci stanno chiedendo anche, si può migliorare la comunicazione? Perché noi siamo in un periodo in cui tutta la comunicazione è dedicata al virus, però spesso è una comunicazione stereotipata, una comunicazione in cui diciamo da una parte si drammatizza e forse serve, magari servirà per indurre comportamenti più rigorosi. Dall'altra però certe volte, per esempio, ci dicevano queste cose che avete detto voi, che state dicendo, non si potrebbero inserire anche nella comunicazione periodica, quella quotidiana che si fa, invece di fare soltanto, come dire, il numero dei contagiati o dei decessi, non si potrebbe fare una comunicazione più qualitativa? Senti, questo è un aspetto molto importante. Devo dirti, tu sai, io ho partecipato alla fondazione di un partito, no? Che è Azione, diciamo, sono uno dei promotori. È un partito, quello guidato da Carlo Calenda, che ha messo al centro, anche su mia proposta, la sanità al primo posto. Cioè, Operazione Sanità è la prima cosa, non c'era un partito. Abbiamo fatto la prima iniziativa, incentrata proprio su questo, non se l'è filata nessuno. Cioè, quella roba lì, non se l'è filata nessuno. Cioè, abbiamo avuto un teatro Eliseo pienissimo, stracolmo, addirittura abbiamo dovuto anche attivare il piccolo Eliseo, perché alla gente evidentemente interessa la sanità, certo. Interessano le risposte, capisce che se deve fare un intervento chirurgico è in lista d'attesa, e le liste d'attesa ognuno sa che cosa significano: l'angoscia nell'avere una diagnosi, l'angoscia nell'avere una terapia, un intervento chirurgico. Oh, non se l'è filato nessuno, non so se mi spiego, avevano detto che era una cosa troppo tecnica, voglio dire, questa è quello che dici tu, è proprio vero. Cioè, bisogna che la comunicazione vada in qualche modo ad affrontare quello che interessa effettivamente la gente, e se alla gente in tempi di pace non interessa, stimolarne l'attenzione per fargli capire quello che stiamo capendo oggi sulla nostra pelle, cioè che minare un servizio sanitario nazionale pubblico è una specie di suicidio di massa, insomma, questa è la realtà. Sì, scusami, prima di chiudere, c'è uno dei nostri, delle persone che sono intervenute, che pone un problema personale, io non so se possiamo dargli una risposta. Yuri Romagnoli dice: io sono in quarantena nel Lazio, ho tosse e mal di gola da 2 settimane, ma nessuno mi dice di fare il tampone. Non è chiaro quale sia il sistema. Beh, lui, io spero che abbia chiamato le autorità sanitarie, che naturalmente, lo so, sono molto ingolfate, perché chiaramente in questo momento gli arrivano migliaia di telefonate. Anche il suo medico di base. O il medico di medicina generale. Spero che loro l'abbiano in qualche modo interrogato, cioè gli abbiano chiesto sostanzialmente se era stato in contatto con qualcuno, che cosa aveva fatto, cioè se questo mal di gola, se questi sintomi sono dei sintomi che in qualche modo possono essere in corea, perché chiaramente in questo momento siamo anche di fronte anche a dei comuni raffreddori, a dei mal di gola normali, insomma, quindi voglio dire, non è necessariamente, auspicabilmente, sempre riconducibile al coronavirus. È chiaro che il nuovo approccio dovrebbe consistere proprio in questo, che questa persona, Yuri mi pare, dovrebbe essere tamponato immediatamente, cioè dovrebbe una struttura andare, oppure dovrebbe essere in qualche modo agevolato nel fare il tampone, in maniera tale che si dirima molto precocemente questo dubbio diagnostico, e nel contempo, se fosse negativo, lui si tranquillizza, se fosse positivo si capisce bene quali sono i contatti che lui ha avuto, per esempio, precedentemente all'insorgenza dei sintomi, e quindi a quel punto si può andare a mirare. È un cambiamento, come posso dire, di atteggiamento che stiamo studiando in questo momento, ma che, ripeto, di fatto emerge da una necessità quale quella che è stata rappresentata. Intanto facciamo gli auguri a Yuri, speriamo che gli passi il mal di gola, la tosse, e che non abbia nessun virus, diciamo, che possa essere insieme a tutti noi, ce lo facciamo tutti, ritornare a quella, diciamo, come tu hai detto giustamente, mi pare in maniera molto interessante, molto utile, non sarà una normalità immediatamente, sarà un comportamento che piano piano si dovrà
ritarare, diciamo, no? Fino a quando poi, speriamo presto, avremo strumenti farmaceutici, strumenti medici per poter il vaccino, per poter combattere. Prima di lasciarti, volevo di ringraziarti, volevo dire, noi oggi abbiamo fatto due appuntamenti perché avevamo l'occasione di avere Walter Ricciardi con noi. E da domani torneremo alla regola, che sarà di farne solo uno, alle 12. Domani parleremo di nuovo dei media e anche della questione, diciamo, di come affrontano questa fase, perché avremo Giorgio Zanchini, che è stato giornalista GR1 su Radio 3 e adesso conduce una trasmissione televisiva importante che si chiama Quante Storie, per gli editori, anche perché si parla molto di libri. Con noi ha fatto un libro che si chiama La cultura orizzontale, con Giovanni Solimine, e domani alle 12 parleremo con lui. Dopodomani, giovedì, ci sarà Simone Pieranni, che è un giornalista, scrittore, che ha vissuto lungamente in Cina, è uno di quelli il cui libro, che si chiama Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina, quindi un libro di assoluta attualità, avrebbe dovuto uscire ad aprile, ma le librerie, come sapete, sono chiuse e quindi abbiamo differito l'uscita speriamo appena possibile. Venerdì, poi ci sarà anche la prossima settimana, ma mi fermo a venerdì, avremo Carlo Greppi, uno storico, che ha scritto con noi un libro sul 25 aprile del 45, ma ha scritto con Feltrinelli un bel libro sull'età dei muri, e avrebbe dovuto fare domenica una delle nostre lezioni di storia all'auditorium. Noi, come sapete, abbiamo cicli nei vari teatri italiani, tra questi quello di Roma si fa l'auditorium. Quest'anno aveva avuto con grande seguito il tema delle grandi opere, le opere dell'uomo, dalle piramidi al Partenone al Colosseo. Sarebbe dovuto concludere domenica con una lezione sul muro di Berlino. Ovviamente la lezione è stata annullata, come tutti gli altri eventi pubblici. Abbiamo pensato di chiedergli venerdì di fare una chiacchierata con Paolo Di Paolo, che è lo scrittore bravissimo che introduce da molti anni questo ciclo, e quindi sarà l'ultimo appuntamento di questa settimana. Poi riprenderemo con tanti altri. Io ringrazio moltissimo Walter Ricciardi, lo ringrazio particolarmente perché Walter Ricciardi ha una grande dote dal mio punto di vista comunicativo, non solo la qualità delle cose che dice, ma come le dice. È una persona molto sobria ed essenziale. In un paese in cui c'è una sovrabbondanza, diciamo, di discorsi pubblici, io ho sempre ammirato il fatto che Walter ha una grande capacità di andare al punto, di dire la cosa e fermarsi lì. Lo ringrazio per questo, lo ringrazio per l'impegno, la disponibilità, e magari, Walter, se ti va, ci rivediamo tra un po'. Diciamo, certo. Faremo un'altra conversazione, spero a quel punto ancora più positiva e ottimistica di quanto non possiamo fare oggi. Con grande piacere. Grazie. Le dirette sono tutte disponibili, volevo dire, poi su YouTube, su Facebook, su tutti i canali social, noi le registriamo. Ovviamente chi se le perse non può seguire, potrà poi seguire nei prossimi giorni. Grazie ancora, grazie a tutti. Grazie a tutti. E a presto. Arrivederci. Arrivederci.